questo video ho sfidato Gino in una kill race per decidere cosa è meglio, le armi mitiche o le armi esotiche nel capitolo 4. Semplice, ogni kill è un punto, ogni kill con arma esotica o mitica sono 5 punti e la vittoria 10. Io sarò nel team esotico, Gino nel team mitico, 3 partite massimo e plot twist saremo nello stesso match, quindi c'è il rischio di far partire un 1v1 pazzo. Guarda il video fino alla fine e usa il codice Callari come queste leggende. Pure quando faccio live Asmr. E ragazzi, atterriamo carichissimi in quel punto là che non posso svelare perché siamo nella stessa partita di Gino. E vi dico, questa cosa merita già un like e un'iscrizione, perché trovarsi nella stessa partita con 500.000 di persone che giocano a Fortnite è molto molto difficile. Probabilmente dobbiamo rifarla. No, ma perché, dove cazzo è? Non sono morto. Però invece in un posto dove non atterra nessuno. Lama! Iniziamo con un bel vantaggio, però con un piccolo svantaggio, perché qui non... Ok, abbiamo le armi. Abbiamo un'arma, un DMR non ottimo, e il lama si è già arrabbiato. Per fortuna che almeno il DMR è un'arma molto forte contro il lama. Morto questo ragazzo a cui piacciono. Zinga, ragazzi, ha appena fatto una kill, quindi è in vantaggio 1-0. Ok ragazzi, io sto messo benissimo, mi manca solamente un'arma esotica per fare i punti e stiamo alla grande. Pompa, assalto, chug cannon, un chug splash e una fracca fracca di materiali. Ok, apriamo più chest possibile ragazzi, perché abbiamo bisogno delle chiavi con la quale possiamo aprire le chest olografiche, che sono il modo migliore per ottenere delle esotiche. Ma un ragazzo, piacciono altri ragazzi? No. No, non uccide il ragazzo a chi piacciono gli altri ragazzi. Vedi, questo non è un ragazzo a chi piacciono gli altri ragazzi. Cioè, in realtà sì. Ma non è, questo non moriva. Ok ragazzi, facciamo un po' di reroll perché vorrei il perk delle due chiavi. Ok, un altro. Ragazzi, abbiamo 2000 di oro. Eccolo qua, maestro di chiavi. È il maestro chiavatore. Non ci resta nient'altro che adesso andare alla ricerca di chiavi olografiche e magari anche un po' di prede, ragazzi, perché sta partita, sì, ok, è un po' spenta. 27 persone, non abbiamo ancora nessuno. L'unica cosa che ci fa compagnia è il match di Callari, bellissimo, link in descrizione per acquistarlo. E dai, prendiamo sta moto e andiamo a pushare. Andiamo a pushare. La moto non funziona. La moto è partita. Non ci facciamo domande, ragazzi. Ok. È un'arma mitica. Un'arma seria, mitica. Morto con l'arma mitica. Ok, ragazzi, qua vedo roba mitica. Non ci interessa a noi. No, per niente. E quando vi scommettete che la tempesta mi prende? Non l'ho mai preso, ok. Io comunque sto a una kill con... due kill normali e una kill con le mitiche. Porca miseria, ragazzi. Noi invece siamo a 0 kill con tutto. Vicino alla cittadella c'è un bot che vende le esotiche, però il bot è... la cittadella è fuori safe adesso. Io qua mi prendo... deve scivolare da munizioni, dai. Andiamo qua, dimmi che ci sta un'esotica, dimmi che ci sta un'esotica, dimmi che ci sta una cacchio di esotica. Ovviamente no, ragazzi, ovviamente no. E a questo punto, ragazzi, mi sa che ci tocca passare le maniere forti. O forse no, mai darsi per vinti, ragazzi. No, maledizione. Era proprio quello che non volevo, ragazzi. O meglio, non è l'esotico più forte di sempre, ragazzi, però è un bel pump, quindi sarà facile fare kill. Aiuto. Porca t- No, non così, ragazzi. Non così, ragazzi. Quando gioco da solo sono sempre... Ma squagliato. Oddio, vedo un fight qua alla tempesta, ragazzi. Sei tu, non sei tu. Vabbè, sono morto, sì. Tua madre è morta. Guarda questo qua come sta. Sì, vabbè. Dai, almeno la kick con l'esotica, dai. Sta facendo cadere. Probabilmente. No, è così che si sente. Vabbè. No, ce la puoi fare. Va bene. Sì, che più... Full vita. Mi dici la F di Federica, ti prego? Sì. Ok. La C di Carlo? Ok. La D di Daniele? Sì. Sì. Sto pieno di persone. Bellissimo. Ok, teletrasportiamoci per la seconda, ragazzi. È bella, oh. Questa volta invece abbiamo iniziato molto bene, anche se mi sta venendo un crampo al femorale, ragazzi, non so perché. Ok, vedo uno qua. Dio, che cosa sta facendo? Ok, ammazzato, ragazzi. Stavo per ammazzarlo col mitico. Peccato che io ho le esotiche. Adesso me lo vado a capare questo qua. Se muoio, mi disiscrivo. Ok, ragazzi, apriamo queste tre ceste perché ci porteranno fortuna per trovare il perk delle due chiavi. Ne sono più che sicuro. 170 gli ho fatto questo qua, devastato. Otto lagga! Ma ci stiamo prendendo in giro. Eccolo qua, maestro di chiavi. Che palle, cioè, ho provato pure a ucciderlo con le mitiche, ma non ci sono riuscito. Comunque, fino adesso ho due kill normali. Più prima sto... 9 punti. Da uno. Oddio. Gong della fortuna. Niente qua. È un boss.
È un bot, grazie a Dio. Dio, però mi ha menato una cecchinata di quelle potentissime. No, vabbè. No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè. Io sono morto probabilmente. Quando 7, va bene. Conta vita 4. Sei morto? Mia madre è morta. L'ho sburrato. Che cosa? Non me lo aspettavo, non me lo aspettavo. È assurdo. Boom. Boom, questo c'è lo skin di Alessandra Marchetti. E quello che muore. Ma vado a cercare questa qua. Ragazzi, tre trasportati per la terza partita su una pistola. E sapete cos'è questo? Yogurt alla fortuna. Con questo vinciamo, ragazzi, ve lo dico. E Gino, non, come è possibile? Boom, morto con la mitica. Ah, stavi giocando, che fa? Che cosa, Cal? Non hai reagito minimamente a Yogurt alla fortuna. No, l'ho sentito pure. Ho fatto un sorrisino da gay. Ragazzi, ho trovato un'altra gara, quindi posso avere l'onore di prendere un bel pompa epica. Almeno abbiamo qualcosa da letto. Ma lo posso avere per forza. Siamo messi troppo male. In quanto punti intendo. Ma non ho sniperato il coso. Come ha fatto? Ah, questo c'ha pure l'arma esotica. Se faccio una kill con l'arma esotica vale comunque. No, ovviamente. Sono morto. Davvero? Te lo giuro. Mi ci sono questo Hai finito con? Sì, gli stessi, perché uno me lo sono sfondato e uno me l'ha cercato lontano. Adesso sta cercando anche quest'altro. Ma grazie, un bel cecchino che ci servirà per poter fare la bellezza di 13 punti. Perché Gino ha finito la sua campagna con 14 punti. Non ottimi, però certo. Ne siamo messi male, ragazzi. È tutto nelle mani di questo cecchino infuocato. Non builda, ok, già non mi piace. È un bot. Madonna, messa il panettone. No! Bruciamo tutto, dai. Dov'è? Come? Chi? Buona? Quanta gente sta? Oh! Quanta gente sta? Brucia! Cioè, vabbè. Cioè, vabbè. Perché il tuo bomba fa più danno del mio? Oh, teletrasporto pazzo, ragazzi, in creativa, perché siamo degli scarsoni. E dopo aver finito le partite normali miseramente, sarà in creativa, in 1v1, senza giocatori più forti di noi, che decideremo cosa è meglio, le esotiche o le mitiche, ragazzi. 1v1 contro Gino, al meglio di 3. Ora, hai anche un piccolo vantaggio che io sono in piedi perché sono in abbo. 3, 2, 1, parti. Oh, è vero che queste qua ti danno la salterina. Bello. Chiudi qua. Dio! Non è giusto per niente! Quanta vita hai, scusami? Tanta, tantissima. Dovresti spaventarti. No, non ho sparato! 3, 2, 1. No, mi sono un attimo dimenticato che la 6 colpi non è che spara male. Ma tu non c'è un pompa? No. Ti sfondo lo spesso, però. Non pariando con me. Cane, no, Dodo! Oh, si parte? No, Luigi, non si parte. Ok, ragazzi, ultima goccia di yogurt alla fortuna. No. La yogurt alla fortuna non porta fortuna a niente. È solo sfiga, ragazzi. Io mi si è cagato sotto subito. Si mi è che c'è poca vita. È vero. Si è caduto giù. Godo. Ho sentito un passo. Sì, però un colpo potrebbe pure entrarmi per l'anima di tutti quanti. ID. No! Gino il vincitore, le mitiche sono meglio. Iscriviti, ciao!